Ore 19:30 in punto, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone, parte seconda. Ovviamente la prima parte è quella che vi ha accompagnato in un pomeriggio in cui abbiamo seguito Serie C e Serie D. In Serie C, successo del Teramo in rimonta 2-1 contro il Grosseto, aspettando domani sera il posticipo, e che posticipo, del Braglia di Modena tra Modena e Pescara, che seguiremo ovviamente in diretta domani sera a partire dalle ore 20:30, ma questa sarà storia di domani. Come detto, in Serie C, successo per il Teramo contro il Grosseto, unico successo abruzzese di giornata, perché in Serie D arrivano pareggi per il Chieti, per la Vastese, e le sconfitte per il Nereto e per il Pineto. Peraltro, e anche per il Castelnuovo, arriva un pareggio 1-1 in casa dell'Aurora Alto Casertano. Faremo anche il punto della situazione, di quello che è successo e anche di come si sta sviluppando questo campionato, di quelle che possono essere le prospettive per le formazioni di casa nostra, ovviamente da qui alla fine del campionato. Non ha giocato il Notaresco, rinviata la partita contro il Porto d'Ascoli, si recupera mercoledì pomeriggio, lo sapete, per maltempo. Non è stata l'unica gara rinviata, e ci sono stati alcuni rinvii anche in Monte Giorgio Trastevere, non è stata disputata. In un sabato, quello di ieri, che ha visto il maltempo accanirsi sulla nostra regione e non solo, in alcuni campi ovviamente non si è riusciti ad avere le condizioni minime per poter giocare. Io vi ricordo che potete interagire con noi al 392-623-7060, numero che vedete in sovraimpressione qui. Saluto in redazione Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti, buonasera. Che vi ha accompagnato questo pomeriggio nello svolgersi delle partite. Saluto in collegamento Ania Cantagalli, ciao Ania. Ciao, buonasera a tutti. Oggi presente al Bonolis per questo Teramo Grosseto. Vediamo subito i risultati con l'ausilio della grafica di Serie C e Serie D con relative classifiche. Ancona Reggiana 1-1, Carrarese Gubbio 1-0, Lucchese Fermana è terminata 0-0, Olbia Montevarchi stesso punteggio, finita 0-0, Pistoiese Imolese 3-0, Pontedera Cesena 2-0, Siena Viterbese 0-0, Teramo Grosseto 2-1, 2-1 in rimonta anche la Vis Pesaro contro la Virtus Entella. Come detto, domani sera alle 21:05, 5 minuti canonici che in questo fine settimana hanno riguardato tutte le partite per dire no al conflitto in Ucraina. Come detto, c'è Modena-Pescara. Vediamo la classifica con l'ausilio della grafica, perché potrebbe essere un momento decisivo. Cesena 68, Reggiana 66. A Reggiana nelle ultime due giornate, negli ultimi due turni, ha fatto un punto, quello di questo pomeriggio, 52 per il Cesena, 49 per l'Entella. Domani il Pescara, vincendo a Modena, non sarà facile, ci mancherebbe, però potrebbe andare al quarto posto solitario scavalcando proprio l'Entella. 46 punti per l'Ancona, 39 per il Pontedera, 38 per Carrarese e Vis Pesaro, 37 per il Gubbio, e qui finisce la zona playoff. Siena 35, che dunque esce invece dalla zona spareggi, 33 punti per Lucchese e Teramo, 32 punti per l'Olbia, 30 punti per l'Aquila Montevarchi, 27 per Fermana e Pistoiese, 26 per Imolese e Viterbese, 21 punti per il Grosseto. Come vedete, l'Imolese ha due punti di penalizzazione. Vediamo la Serie D, girone F, quella di oggi era la giornata numero 22. Aurora Alto Casertano Castelnuovo 1-1, Castelfidardo Vastese 1-1, Chieti Vasto Gerardi 1-1. Come vedete, i tre pareggi degli abruzzesi, tutti e tre per 1-1, Matese Fano 1-0, Pietro Recanatese 0-1, San Benedettese Nereto 2-0, Tolentino Fiuggi 3-0. E come vedete, Monte Giorgio Trastevere e Notaresco Porto d'Ascoli, che erano state rinviate, hanno già la calendarizzazione del recupero mercoledì 2 marzo alle ore 14:35. Vediamo la classifica, dove ovviamente resta in testa la Recanatese a 47 punti, il Trastevere con una partita da recuperare a 39, 35 punti il Pineto, terza forza del campionato, insieme a Tolentino e Fiuggi, 34 punti per il Chieti, 33 per Porto d'Ascoli, Vastese,
Vasto Girardi, 32 punti per Notaresco Matese e San Benedettese. Anche qui Notaresco deve recuperare la partita con il Porto d'Ascoli. 28 punti per il Monte Giorgio, 24 per Castelnuovo e Castelfidardo, 23 punti per il Fano, 12 per il Nereto. Chiude l'Aurora Alto Casertano con 4 punti. Io direi di cominciare subito con le immagini dallo stadio Gaetano Bonolis per il successo 2-1 del Teramo sul Grosseto, dei tanti ex, a Genova Maurizio in panchina, Emilio Capaldi e non solo. Vediamo. Non è una salvezza doppia mandata, ma poco ci manca. Il Teramo chiude un ciclo terribile con la vittoria più sofferta e più importante, perché battere il Grosseto consegna più di un pezzetto di permanenza in categoria al termine di 95 minuti di sofferenza. La squadra degli ex Maurizi, Capaldi e Cretella, infatti, al Bonolis fa una gran figura, anche favorita da una prima frazione nella quale il Diavolo è assente, colpevole della contesa che si apre col diagonale di Malotti, ma avrà forti tinte maremmane. Il brivido del gol annullato al 18esimo sugli sviluppi del piazzato di Saporiti sarebbe un segnale che i padroni di casa però non colgono. Così al 21esimo Jacoponi si fa scappare Arras, Lombardo non chiude su Saporiti e Nocciolini di test fa calare sul Bonolis un gelo ancora più pronunciato della già bassissima temperatura percepita. Il Grosseto in palla, Raimo al volo al 35esimo chiama Perucchini e la risposta in bello stile è al Teramo. Servirebbe un guizzo per ribaltare l'inerzia psicologica di una gara complicata. Lo trova con la discesa di Lombardo al minuto 38, liberato dalla fisicità di Bernardotto, il traversone successivo che D'Andrea corregge alle spalle di Barosi, con una testata forse deviata ma che cambia il volto della partita, anche perché Lombardo da punizione cerca la via della rete senza trovarla dopo pochi istanti. Nella ripresa però il Diavolo innesta la marcia superiore. Zosmanovic apre le danze al quarto dopo un'azione insistita di Bernardotto e D'Andrea, trovando la risposta di Barosi. Diavolo che trema quando la discesa di Aras vede la chiusura di Arrigoni sul corpo di Nocciolini, rimpallo che si stampa sulla traversa. Guidi inserisce Rosso e Mordini, riportando Zosmanovic a destra e a ragione, perché passano pochi secondi e il numero 2 trova un traversone calibrato che D'Andrea impatta, sorprendendo tutti e firmando il sorpasso del Teramo col quarto centro personale in campionato. Vantaggio che i padroni di casa vorrebbero consolidare. Rosso potrebbe essere esiziale quando Jacoponi lo serve al limite dell'area di rigore, destro affilato, anche per lui traversa piena. Entra Cisco per uno stremato D'Andrea, Teramo senza una vera e propria punta. Perucchini cala la saracinesca sulla conclusione di Artioli e di fatto consegna 3 punti che per il Teramo sono pesanti come un macigno. Salvezza quasi in cassaforte, la trasferta di Cesena senza gli squalificati Bernardotto e Rossetti fa paura, ma i punti, quelli che invece latitano dalle parti di Grosseto, adesso sono una discreta assicurazione sul prosieguo della stagione. Ecco, queste le immagini della partita. Prima di entrare nel merito della partita, Ania, vengo da te, perché poi dopo gli allenatori, dopo i tesserati, la notizia del giorno, che peraltro te avevi anticipato ieri se non erro, sul quotidiano Il Messaggero, c'è stata la conferenza stampa di Massimo Chier, che è amministratore delegato con delega alla presidenza, chiamatelo così, chiamatelo presidente, di fatto da domani sarà un ex, perché... Poi lo ascolteremo ovviamente. Perché domani alle 10 in videoconferenza ci sarà un importante consiglio di amministrazione per il Teramo, in cui di fatto entrerà per certi versi, forse non per certi versi, il Tribunale di Roma. Ricordiamo le vicende pregresse dei sequestri ad alcune società del gruppo Ciaccia, con nomina di un custode giudiziario che è la dottoressa Claudia Capuano. Adesso non è chiaro se sarà proprio la dottoressa Capuano ad entrare effettivamente domani nel Consiglio di Amministrazione o no, però di fatto entreranno delle persone nominate dal Tribunale di Roma e anche un paio di professionisti, uno di Roma e uno di Teramo, e il professionista di Teramo dovrebbe essere, salvo sorprese, insomma cambiamenti domani, il commercialista Carmine Tancredi. Quindi ci saranno cambiamenti. Tutto il CDA attuale si presenterà domani dimissionario, come tra l'altro ha spiegato lo stesso presidente Chierchia oggi, e Massimo Chierchia, da come ha spiegato anche lui oggi pomeriggio, non avrà più alcun ruolo, salvo che nelle future tappe del procedimento a suo carico, comunque a carico del gruppo Ciaccia, Chierchia stesso non rientra in possesso, tra virgolette, del Teramo Calcio e della sua società, la Edil Green. Facciamo una cosa, lo andiamo ad ascoltare
ovviamente non tutta la conferenza, alcuni passaggi, così magari ci facciamo un'idea per chi non l'ha sentita un po' più precisa di quello che ha detto Massimo Chierchia. Lo ascoltiamo. E visto prima che si faranno mille chiacchiere e mille cose, vengo io in conferenza stampa e a dirvi da domani, come qualcuno già scritto o come notizia già arrivata, non sarò più il presidente del Teramo e non ricoprirò più nessun ruolo ufficiale, quindi da domani sarò un semplice e orgoglioso tifoso del Teramo Calcio. Questa è, diciamo, la notizia che qualcuno mi ha chiamato e cercava in questi giorni. Da domani entreranno, come nella mia azienda, direttamente le persone che il Tribunale ha messo anche a gestire il Teramo Calcio, come gestisce la mia azienda, la Edilgreen. Quindi sarà la stessa persona che gestirà sia la Edilgreen che la Teramo Calcio. Questa, diciamo, è la notizia che vi volevo dare io, quindi è una situazione del Tribunale che si risolverà solo al momento che il giudice deciderà, diciamo, se mi verrà restituita la mia azienda, verrà restituito anche il Teramo Calcio. Le due cose camminano insieme, fino ad oggi mi è stato permesso di gestire tutta la parte amministrativa dal Teramo, da domani per me non sarà più possibile. Guarda, qualsiasi data ti darei sarebbe sbagliata, no? L'unica data che ti posso dare è che oggi c'è un, diciamo, chiamiamolo processo fissato al 23 di marzo, che però non è risolutivo, è un primo grado del giudizio, quindi assolutamente non ti so rispondere. Altre cose ci tengo a dire. Che sto nel periodo breve, forse sono stato presidente, ma no per la parola presidente, perché ho sempre detto poi il presidente per me è un altro, è Davide Ciaccia. Io faccio parte di alcune persone che gestivano il Teramo, sì, gestivano fino a domani mattina. Dobbiamo arrivare a domani. Domani di sicuro entreranno due nuove, allora tutto il CDA, per forza già l'ho fatto, prima lo facevano gli altri, si presenterà dimissionario all'appuntamento di domani mattina. Entreranno due persone, una di Roma e una di Teramo, che penso è professionista conosciuto, e quindi poi si vedrà. Davide Ciaccia, più che presidente, penso ci avrà un po' quello che è una delega da definire per quanto riguarda la normalità, l'attività giornaliera di quello che è il Teramo Calcio, perché poi a sti signori del Tribunale c'è da dire che se domani serve da comprare il sapone, cioè da comprare il sapone, ma dico una banalità per farvi capire che poi c'è da vivere la quotidianità di una società di calcio, no? Quindi questa è quello che si vedrà, cioè tocca capire bene domani, sinceramente non lo so, starà dentro la società ma come delegato di qualcosa, potrebbe essere che la società la faranno vivere senza un presidente. Oh, questo in rapida sintesi alcuni passaggi della conferenza di Massimo Chierchia. Allora, due cose fondamentali, una che è l'ultima, se vogliamo, ovvero c'è la possibilità che ci sia una struttura societaria senza un vero e proprio presidente, inteso nel senso calcistico, è quello più normale, popolare che sappiamo. C'è la questione ovviamente della quotidianità e poi questo binario che sembra doppio tra l'azienda personale di Massimo Chierchia e la Teramo Calcio. Avete sentito, ha detto, nel momento in cui dovessero restituirmi la mia azienda, a quel punto in maniera pressoché automatica mi restituirebbero anche la Teramo Calcio. Sì, perché se insomma le figure dello staff tecnico non sono ovviamente toccate da questo rinnovamento del consiglio di amministrazione che ci sarà domani, perché parliamo di settori diversi della Teramo Calcio,
quello che effettivamente domani si andrà un po' a definire è il consiglio di amministrazione, che attualmente è composto proprio da Massimo Chierchia. È entrato Davide Ciaccia nelle scorse settimane al posto dell'avvocato Spaltro, ci sono i figli di Davide Ciaccia, il direttore generale Luigi Coni, quindi questo si andrà a rinnovare, lo staff tecnico per quelle che sono le figure, anche il neo responsabile scouting che oggi era anche in conferenza, Maurizio Manfra, il direttore sportivo Sandro Federico e il responsabile del settore tecnico Carlo Musa rimarranno nei loro ruoli, per quello che ha sottolineato oggi il presidente Chierchia. Per quanto riguarda Davide Ciaccia, appunto, magari non sarà da quello che ha descritto Chierchia presidente, ma sarà il rappresentante della Teramo Calcio in seno, insomma, ad una chiamiamola così, Tribunale di Roma, ma adesso lo metto proprio in maniera terra-terra, che andrà a rappresentare appunto le necessità della società, le figure nominate da parte del Tribunale, quindi quelle che sono i bisogni giornaliere, le necessità giornaliere, ma anche quelle che saranno poi le scadenze federali future da rispettare, quindi magari una figura intermedia, ecco, con una delega particolare che verrà definita, che verrà definita domani, e si porrà appunto tra il Consiglio di Amministrazione e la società stessa. Questo per quello che almeno siamo riusciti un po' a capire, poi domani mattina al termine del CDA sarà tutto più chiaro. Oh, Andrea, però adesso io non voglio riportare terra a terra il discorso molto tecnico e molto ben fatto di Aia, però avete sentito Chierchia ha detto, beh, insomma, da domani anche per comprare una saponetta bisogna passare dal tribunale. Sì, ma io tempo fa dissi che questa situazione che si era creata mi preoccupava più per il futuro che per l'immediato, perché il Teramo aveva dimostrato già con la precedente rosa e già nella prima parte di stagione che quando questa squadra pensava solo al campo aveva la forza per salvarsi, e che riguadagnato un po' di tranquillità, poi giustamente anche con alcuni aggiustamenti di mercato, la squadra, insomma, poteva giocarsela bene per la salvezza e lo sta facendo. La mia preoccupazione era rivolta al futuro, perché anche considerando una squadra salva, che cosa ne sarà del Teramo per la prossima stagione? Ci sono i presupposti per poter svolgere l'attività normale nel corso dell'estate, allestire una nuova squadra, rinforzarla, fare mercato, iscriversi al campionato prossimo. Ecco, questa vicenda, ora quello che avverrà domani sarà un primo passaggio importante, e poi nei prossimi mesi si capirà se questo ingresso, tra virgolette, del tribunale dentro una società di calcio sarà indolore o meno. Certo, messa così le preoccupazioni restano, perché comunque non c'è libertà di azione da parte della proprietà, e quindi poi bisogna vedere se entrerà una nuova proprietà che riuscirà a fare calcio in maniera indipendente, oppure se a reggere la società sarà il tribunale, sempre poi sfruttando il lavoro delle persone di campo e dello staff tecnico, però chiaramente le mani potrebbero essere un po' più legate. Quindi confermo questa impressione, restano dei punti interrogativi circa il futuro, mentre per l'attualità la squadra va con una regolarità che la sta portando verso la salvezza. Ecco, a proposito di regolarità, Ania, torno da te, perché è una partita sofferta, e lo si sapeva, complicata, e lo si sapeva, in cui probabilmente, specie all'inizio, la paura di quelle che sarebbero potute essere le conseguenze in caso di mancata vittoria sembravano prevalere. Sì, e poi il Teramo è un po' abituato a questi approcci a fasi alterne, cioè una partita si approccia bene, una partita meno bene, ovviamente senza dimenticare che ci sono anche gli avversari, ma questo è abbastanza scontato. È chiaro che quando l'impegno si fa un po' più complicato dal punto di vista del peso specifico in classifica,
è normale approcciarsi, per quanto si possa lavorare bene in settimana, in maniera un po' più contratta. Questo è stato il caso di oggi, in cui magari, come a Viterbo, per certe similitudini, Teramo è stato bravo a riaprire la gara, oggi a pareggiarla, prima della fine del primo tempo, a Viterbo a riaprire la gara, appunto prima che finisca il primo tempo. E quello è stato viatico, quel gol di D'Andrea è stato viatico per una prestazione diversa nella ripresa, per essere un po' più sciolti. Il Grosseto di contro, almeno a mio avviso, è anche calato dal punto di vista fisico rispetto invece a un inizio di gara, soprattutto nel primo tempo, nella prima mezz'ora, in cui aveva i giri del motore un pochino più alti, forse magari con la consapevolezza che era una gara importante da dentro fuori per il Grosseto, e quindi quando hai tutto da perdere magari paradossalmente affronti le partite con la consapevolezza, appunto, che hai tutto da giocarti, perché ultimo in classifica, magari il Grosseto vedeva questa gara con un peso diverso, ecco, insomma, rispetto al Teramo. Però con il calo fisico, appunto, del Grosseto, il Teramo che si è un po' più sciolto, Zosmanovic è tornato a destra, quindi alcune mosse che poi hanno anche inciso nell'economia di gara, è arrivato un successo importante, fondamentale. Solo il tempo poi dirà se effettivamente sarà stato il successo della salvezza, ma insomma il passo è decisamente concreto verso l'obiettivo stagionale. Assolutamente. Oh, scendiamo nella sala stampa, ci andiamo ad ascoltare i due allenatori, Federico Guidi e il grande ex, uno dei grandi ex, l'altro avevamo sentito in pregara che era Emilio Capaldi, un altro dei grandi ex, a Genova, Maurizio. No, c'è ancora da battagliare, ci sarà ancora da soffrire, perché l'obiettivo si è solamente avvicinato, ancora non è raggiunto. È chiaro che oggi in chiave classifica era una partita che aveva un peso specifico estremamente importante, e penso che questo si sia visto in campo in entrambe le squadre, perché su ogni palla veramente è stata battaglia, ognuna con le proprie armi, però è stata battaglia fino al 95esimo. E penso che la squadra, dal punto di vista temperamentale, dal punto di vista della voglia, dello spirito, anche oggi ha dato una risposta estremamente positiva, ed è un'altra vittoria in rimonta, e questo, insomma, mi fa ben sperare, perché vuol dire che la squadra crede sempre anche di poter rimettere in piedi la partita e di ribaltarla. Sono stati minuti di tensione, come è normale che fosse, perché la posta in palio era alta, e volevo essere vicino ai miei calciatori, che sul campo stavano veramente soffrendo, battagliando, cercando di portare con tutte le forze il risultato in porto, e quindi ho fatto un po' su e in giù in tribuna. Però è stata un'espulsione per protesta su un fallo che poi devo rivedere, ma mi sembrava un fallo netto ai danni di Mordini. Quando, insomma, saremmo entrati veramente dentro l'area di rigore in maniera pericolosa, oppure avremmo battuto a pochi minuti dalla fine una punizione estremamente pericolosa e che ci avrebbe fatto respirare. Queste sono le situazioni che poi, quando le partite contano, tra poter respirare oppure essere sotto pressione, sembrano palle innocue, ma sono palle pesanti dall'enorme peso specifico, e quindi purtroppo sono stato espulso per proteste, ed è sicuramente una cosa che devo migliorare, perché, insomma, devo saper gestire anche quei momenti tra virgolette negativi della partita. Diciamo che noi, il nostro obiettivo è quello di arrivare a 40 punti prima possibile, poi una volta che siamo arrivati alla quota salvezza e siamo tranquilli, penseremo ad arrivare, ci porremo un altro obiettivo. Però, ecco, oggi è stato, penso, uno scalino importante che abbiamo salito verso la salvezza, però non ci possiamo fermare, perché anche i risultati di oggi si vede che anche le altre squadre corrono, nessuno rallenta, e anche il Grosseto non rallenta, perché è stata in partita fino al 95esimo e ha sferrato il gol del pareggio, quindi non ci possiamo assolutamente fermare o sederci, anzi questo deve essere da sprone e da motivazione per far qualcosa in più.
credo che siamo partiti non benissimo, poi abbiamo trovato il gol su una bella giocata e questo ci ha permesso di condurre per buona parte del primo tempo in vantaggio. Però poi dovevamo magari cercare di affondare di più, di gestire meno, di essere un po' più cattivi nel voler andare a cercare il gol del 2-0, invece proprio per un atteggiamento un po' sì, andando in avanti ma non convinti, abbiamo preso il gol dell'1 pari su una palla così e quindi autorete. Questo siamo rientrati in campo il secondo tempo un po' più impauriti, ma questo è normale perché vista la classifica ci può essere. Però credo che poi alla fine niente, va così. Abbiamo perso di nuovo, la quarta partita di seguito che perdiamo e quindi dobbiamo soltanto alzare la testa e pensare alla gara di domenica. Mi aspettavo che stessimo più alti, però è la prima volta che andiamo a 4, purtroppo per esigenze. Durante il primo tempo sull'1-0 si è fatto male Salvi, è rimasto in campo nonostante un dolore alla costola, però poi il secondo tempo non ce l'ha fatta, quindi non avendo più difensori ci siamo messi a 4 e abbiamo cercato di gestire così la gara, però poi è andata così. Che possiamo fare? Pensiamo alla prossima. Ma ci credo fermamente perché è una squadra che non gioca male, stiamo giocando bene, creiamo tanto, abbiamo messo in difficoltà tutte le squadre, non abbiamo subito con nessuno come avete visto anche nel finale abbiamo avuto 2-3 occasioni per poter pareggiare. Prima del gol del Teramo del 2-1 c'era stata una traversa nostra, anche se fortunosa. Però ecco, credo che noi siamo vivi, a meno che noi in questo momento siamo vivi. Però ecco, i risultati, credo che non ci dobbiamo deprimere nessuno, però i risultati non sono dalla nostra parte e questo è un dato oggettivo. Andrea, rapidissimamente, perché poi vengo da te per alcuni numeri del Teramo, ma una curiosità, secondo te il Grosseto ha aspettato un po' troppo, chiaramente non è che ha aspettato perché lo volesse fare, per chiamare uno come Maurizi, cioè Maurizi con molte giornate in più a disposizione, oggi il Grosseto sarebbe un po' più avanti? Beh, ci sono due fattori, uno è che Magrini era un allenatore ben considerato a Grosseto e toglierlo non era facile. Due, che Maurizi è arrivato con la nuova proprietà, è arrivata la nuova proprietà con Di Matteo e col direttore Capaldi ed è arrivato anche Maurizi. Poi magari metterlo prima avrebbe permesso al Grosseto di avere dei punti in più, però devo dire che con oggi erano, se non ricordo male, 7 punti in 8 partite, diventano 7 punti in 9 partite, c'è stata quella vittoria sulla Pistoiese roboante per 6-1 e poi devo dire che è girato molto in questo momento del Grosseto, è girato molto in quella partita di Cesena, avanti 0-2, 1-3, ha subito quella rimonta nel finale 3-3 e Grosseto è una squadra che normalmente non prende molti gol, quindi se fai 3 gol a Cesena dovresti vincerla. E invece aver pareggiato 3-3 quella partita secondo me ha condizionato le successive partite del Grosseto, che ora è lì ultimo. E invece ti do qualche numero, visto che tu hai detto 7 punti in 9 partite del Grosseto, ti do i numeri del Teramo: 14 punti in 9 partite nel 2022, 4 vittorie, 2 in casa e 2 fuori, 2 in casa con Lucchese e oggi con il Grosseto, 2 fuori con Vispesaro e Viterbese. 14 punti in 9 partite fa un punto e mezzo, anche qualcosina in più. Noi all'inizio anno, prima che ricominciasse il campionato, avevamo detto 1.1 a partita sarebbero bastate per arrivare a 40, con 1.5, quasi 1.6. Teramo rischia di, buon per il Teramo, ci mancherebbe, di trovare la quota salvezza ben prima della fine del campionato. Sì, è una marcia questa da playoff. Se il Teramo avesse avuto questa marcia da inizio stagione sarebbe stata una marcia da playoff. Ora per fare i playoff bisogna fare così o anche meglio, aumentare questo ritmo. È chiaro che però è un ritmo sufficiente per salvarsi, perché poi lo vediamo, Guidi prima ha detto che anche le squadre lì in basso viaggiano, in realtà non è così, perché la Fermana è impalata in quella posizione da diverse giornate. Ora la Pistoiese con un paio di vittorie si è portata lì in alto, però insomma
quanto reggerà poi quel ritmo là, portata la stessa... lì in alto per uno che no, lì in alto perché era dall'ultimo posto, è arrivata ora ai margini della zona playout. Quindi insomma, Limolese ormai è l'ultima vittoria, mi pare, proprio contro il Teramo, e sta lì, la Viterbese sta lì, quindi insomma non è che si viaggi chissà quanto. La media che ha il Teramo permette ora, con il passare di giornate, di generare una frattura che è di ben 6 punti, e fino a 4-5 partite fa il Teramo era dentro la zona playout, quindi è una media questa che sta portando tranquillamente la salvezza. Ecco Agnar, due considerazioni, ma veramente rapidissime. Poi rispondo al telespettatore da casa che ci chiedeva se D'André e Bernardotto possono giocare insieme. In realtà lo hanno fatto, però ho capito il senso della domanda, cioè possono giocare insieme come due punte. E con che modulo? Per forza con, io immagino, nella visione di queste ultime settimane, per forza con il 3-5-2. Non si va molto lontani da lì, credo, perché non vedo altri sistemi di gioco con cui possono coesistere D'André e Bernardotto con questo organico. Correggimi se sbaglio, se sbaglio interrompimi, però credo di non sbagliare. Ma detto questo, 33 punti, considerando che è stata una stagione, che dire travagliata e dire poco, ma forse si chiede un po' troppo a questa squadra, perché c'è ancora qualche mugugno, qualcosa, a chi non piace il gioco, a chi non piace qualcosa, cioè non riesco a capire se a volte la tifoseria avrebbe voluto una salvezza oppure dice no, la salvezza, però poi sotto sotto spera in qualcos'altro. Io credo che bisogna essere realistici per quello che è stato il campionato fino a questo momento e quelle che sono, per come è iniziata la stagione, per come si è evoluta, per quelle che sono anche le vicende extracampo, abbiamo parlato anche prima, ed essere comunque soddisfatti per quello che si sta facendo. Poi chiaro, tutti quanti ambiscono ad essere primi in classifica, andare in una categoria più alta, però credo che questa perenne insoddisfazione che spesso hanno alcuni tifosi teramani mal si sposi con la realtà dei fatti, è quello che il Teramo effettivamente sta vivendo. Quindi credo che bisogna accontentarsi e sperare nel prossimo futuro che si possano porre le basi effettivamente di un progetto inteso come tale, perché spesso si parla di progetto, ma progetto poi è molto spesso un termine svuotato del significato vero e proprio del termine, per l'appunto, e magari con gli anni e con il tempo provare a costruire qualcosa di più, obiettivi diversi, del gioco e quant'altro. Però per quello che sta vivendo Teramo, la provincia di Teramo e anche il Teramo Calcio, mantenere la categoria, bel gioco o no, Guidi o no, D'Andrea no o no, Bernardotto no, è il più grande successo di questo campionato. Quindi credo che bisogna stare alla realtà dei fatti e alle necessità dei fatti attuali. Ecco. A proposito di fatti, prima di salutarti, per chiudere, Teramo che ricomincerà mercoledì gli allenamenti, trasferta di Cesena, e mancheranno due giocatori certamente per squalifica, oltre a Buà che ne avrà per 40 giorni. Sì, per Buà insomma è un po' quello che ci si attendeva, purtroppo sarà difficile vederlo in campo prima del termine della stagione regolare, ovviamente sperando che la stagione regolare non prosegui per il Teramo sponda play-out, se dovesse arrivare qualcos'altro di positivo in alto, ovviamente speriamo di sì. E per quanto riguarda Bernardotto e Rossetti saranno assenze pesanti, perché comunque magari non tanto Bernardotto, ma mi spiego, per quello che è diventato Rossetti per il centrocampo del Teramo è paradossalmente per certi versi un'assenza molto più importante di Bernardotto, perché se non c'è Bernardotto c'è D'Andrea, che comunque riesce a fare un determinato tipo di lavoro, l'abbiamo visto anche oggi quando poi è uscito Bernardotto, che D'Andrea ha segnato il gol della vittoria. Per quello che è Rossetti adesso insieme ad Arrigoni è un'assenza pesante, Guidi dovrà trovare un centrocampista con caratteristiche diverse, perché ne ha con caratteristiche diverse, perché Rossetti ha una fisicità in primis e lo si vede che il centrocampo del Teramo non ha in nessun altro elemento, quindi insomma sarà complicato secondo me più sostituire Rossetti che Bernardotto, ma senza nulla togliere la qualità di Bernardotto. No, ovviamente faccio un discorso sul centrocampo del Teramo.
Il paradosso, cioè il discorso che può essere paradossale è assolutamente condivisibile, cioè in questo momento Rossetti, che era stato un po' fuori dalle gerarchie, riveste un'importanza paradossalmente più imprescindibile Rossetti in questo momento che Bernardotto, esatto, che è comunque un giocatore importante, Matteo Aida Andrea in questo momento che sta segnando. Grazie, esatto. Ania, grazie per essere stato con noi. Grazie a te, martedì, grazie a te. Martedì in diretta, nonostante tutto, nonostante tutti, nonostante il derby, ci vediamo martedì in diretta. Ok, buona serata. Grazie, grazie, ciao, Ania. Ciao. E peraltro è arrivato un messaggio: con tutti i problemi avuti quest'anno, il Teramo sta compiendo un miracolo, effettivamente, sono d'accordo. Ci fermiamo per la pubblicità e poi partiamo con la Serie D. Seconda parte dell'Abruzzo del pallone, parliamo di Serie D. Ben ritrovata Roberta Di Sante, ciao Roberta. Ciao Jacopo, buonasera a tutti. E te, so che ti sei accomodata più di una volta, ero io che avevo perso un po' di abitudine con questa postazione, devo dire, devo essere sincero. È vero. Oggi super partita, Pinetore Canatese. Sei diventato uomo da trasferta. Sì, oggi super partita, 1-0, sì, tra Pinetore Canatese, ce la andiamo a vedere. Un Pineto tutto cuore deve cedere l'intera posta in palio alla Recanatese, che espugna di misura il Mariani Pavone grazie ad una rete del suo uomo simbolo, il capitano Sbaffo, e si conferma sempre più capolista del girone F. Meglio i leopardiani nel primo tempo biancazzurri, che escono nella ripresa e confezionano occasioni ma non riescono ad avere la necessaria lucidità per trovare il meritato pareggio. Gara molto equilibrata in avvio e condizionata dal terreno di gioco reso pesante dalla pioggia. Dopo una conclusione da fuori di Domizia al quarto che termina al lato, e la Recanatese a fare la voce grossa, al primo vero affondo utile Quacquarelli dalla sinistra serve il capitano Sbaffo, che da ottima posizione non perdona, conclusione potente e precisa del numero 10 che supera Mercorelli per l'1-0 ospite. Il gol del vantaggio galvanizza i giallorossi, che prendono campo e sicurezza sfiorando il raddoppio al 33esimo con l'ex Minnozzi, che con un fendente ad incrociare lambisce il palo della porta difesa da Mercorelli e termina sul fondo di un niente. La risposta del Pineto al 36esimo, corner di Pezzotti sul secondo palo e colpo di testa di Bosco, che finisce fuori per questione di centimetri. Ma nel finale è ancora la squadra ospite a sfiorare il 2-0 in contropiede. Al 42esimo Giampaolo se ne va in velocità sulla fascia e serve Gomez, la conclusione da fuori del centrocampista di poco alta. Nella ripresa Pineto che torna in campo con un altro piglio e si fa subito vedere in avanti, neppure un giro di lancette, Pezzotti dalla sinistra serve sul palo lontano Barlafante, che gira di incrociare colpendo il legno, poi ancora Barlafante, viene però fermato in posizione di fuorigioco. Ancora Pineto al 7esimo, Mininclerri serve Romano scavalcando la difesa ospite, ma la girata dell'attaccante è centrale e Urbietis può bloccare. Passano 3 minuti e al 10esimo il Pineto conquista un buon calcio di punizione dal limite, la battuta di Mininclerri si infrange sulla barriera, poi la sfera arriva a Pepe e il colpo di testa del difensore che termina alto. L'occasione più nitida il Pineto la confeziona al 27esimo, Caprioli lancia Romano a tu per tu con Urbietis, che in uscita alla disperata si salva come può. Sfuma così la possibilità più nitida per il pareggio biancazzurro. Al 31esimo il direttore di gara Marchioni sanziona con il cartellino giallo il tecnico giallorosso Pagliari per proteste ed espelle dalla panchina l'ex Remo Amadio. Qualche istante più tardi al 33esimo proteste biancazzurre per un contatto in area con Mininclerri, che resta a terra e reclama il calcio di rigore, ma non è dello stesso avviso il direttore di gara, che lascia correre. Insistono i locali al 38esimo con un diagonale di Pezzotti che, deviato, termina fuori. Forcing del Pineto nel finale, che getta il cuore oltre l'ostacolo. Al 46esimo, sugli sviluppi di un corner, Mesisca trova il gol, che però viene annullato dall'arbitro, che sanziona un fallo su Urbietis. In pieno recupero, doppia occasione anche per Minella, che al 48esimo di testa spedisce al lato e un minuto più tardi fallisce un'occasione ancora più ghiotta. E l'ultimo acuto di una gara combattuta in cui la squadra di Amaolo avrebbe meritato il pari. Il Pineto è costretto a fermarsi dopo 3 vittorie consecutive. La Recanatese conquista 3 punti pesantissimi e allunga fino a più 8 sul Trastevere, in attesa del big match di domenica prossima in terra laziale. Beh, rammarico è tanto, perché soprattutto per il gioco espresso nella seconda frazione il pareggio l'avremmo meritato, e di fronte avevamo la prima della classifica, ha dimostrato tutto il suo valore, e nella prima frazione siamo stati un po' ingenui a prendere 2-3 ripartenze su azioni nostre d'attacco, quindi sapevamo la forza della Recanatese soprattutto in questa fase di gioco, e su una di queste c'è uscito il gol del vantaggio, e sicuramente
e la prestazione è stata buona da parte della mia squadra e sono soddisfatto della prestazione, ecco, poi il risultato bisogna accettarlo, ma se queste sono le prestazioni magari mi fa ben sperare per il futuro. Sicuramente l'obiettivo nostro è quello di stare su e di lottare per i playoff. Se le prestazioni sono queste possiamo raggiungere questo obiettivo secondo me. Adesso magari da martedì ricarichiamo le batterie e ci prepareremo alla prossima sfida con Laredo e diciamo con l'intento di ripartire e muovere ancora la classifica per rimanere nelle zone alte. Il risultato è questo, noi abbiamo fatto gol e il Pineto no, ci abbiamo avuto anche, dovevamo essere il secondo tempo più bravi su tutte le ripartenze, eravamo 3 contro 2 una volta, un'altra volta 3 contro 3, però il Pineto, la nostra squadra, veniva da 3 vittorie, per me una delle squadre migliori del campionato, aver vinto qui e soffrendo in questa maniera dà ancora più merito ai ragazzi e faccio i complimenti perché hanno lottato dal primo all'ultimo minuto. Dopo un primo tempo secondo me bellissimo perché abbiamo giocato a calcio, il secondo tempo ci siamo abbassati un po' e abbiamo sparato più palle, noi su questo tipo di calcio siamo meno bravi, il Pineto è più bravo sulle seconde palle e hanno avuto l'occasione, se pareggiava non aveva rubato niente, questo è sicuro. Beh, aggiungo io, se avessi anche vinto, perché devo dire che raramente mi è capitato, ora tutti più o meno conoscono la mia fede calcistica in Serie A, ma mi sembrava veramente di vedere un Pineto a strisce verticali nerazzurre per la produzione di occasioni da gol e quante ne ha sciupate. Soprattutto nel secondo tempo la squadra di Amaulo ha creato parecchie occasioni ma non ha avuto la lucidità necessaria per riuscire a pareggiare i conti. Ha sintetizzato in maniera perfetta il buon Pagliari dicendo noi abbiamo fatto gol, il Pineto no. Cioè questo, ecco, è il punto della partita. Però voglio dire, è strano, anche un po' di sfortuna perché non riduttivo, dico è strano, anche un po' di sfortuna. Il palo di Barlafante è clamoroso di testa, esatto. Le occasioni per Minella, quella di Romano con l'uscita di Urbietis, anche ha il colpo di testa tantissimo. Di Pepe, se vogliamo quello di Bosco nel quello primo, di Bosco tempo, nel primo cioè. Tempo cioè è strano perché i giocatori che al Pineto hanno la possibilità di centrare la porta, evidentemente oggi era una di quelle partite un po' stregate. Sì, è stata, allora ti dico che per come erano tra l'altro le condizioni del campo, abbiamo assistito ad una partita in cui le due squadre hanno prodotto anche a tratti del bel gioco, sì, perché sì. Per come erano le condizioni del campo non era facile, è stata una partita molto combattuta, tutti e 22 i giocatori in campo sono stati encomiabili dall'una e dall'altra parte, abbiamo visto una bella partita, meglio la Recanatese nel primo tempo, meglio il Pineto nel secondo, quindi insomma sicuramente avrebbe meritato qualcosa di più oggi la formazione biancazzurra. Ha isolato un paio di episodi, abbiamo visto l'episodio su Mininkleri in area per il Pineto che ha protestato per il fallo eventuale di Ferrante e anche il gol annullato a Mesisca per un fallo di Almastro. In realtà era il contrario, nel senso che ovviamente noi come si dice, in tempo reale avevamo visto Mesisca saltare, quindi pensavamo che il gol fosse di Mesisca, invece in realtà il gol è di Delmastro, ma viene annullato per fallo di Mesisca. Un fallo di Mesisca. Scusami, riguardiamolo, perdonami. Insieme hai ragione te, quindi no, andiamo per ordine. Prima c'è il fallo eventuale di Ferrante su Mininkleri. Sì, eccolo qui il Pineto chiede un calcio di rigore perché c'è questo intervento con Mininkleri che cade in area. Ma cade da solo però. In effetti. Andrea, non lo so, cosa vedi? Per me è cadere solo. Non vedo contatto. Al massimo un ginocchio contro ginocchio, ma per il resto mi sembra non ci sia nulla. No. In effetti cioè, qui... Se la vedete anche più stretta, no. L'altro episodio, ecco qua, la rivediamo più stretta, cioè forse ginocchio contro ginocchio, ma me... No, è accentuata la caduta, okay, da parte di Mininkleri. L'episodio invece del gol annullato
a Del Mastro a per farlo di Mesisca, non lo imparerò mai oggi. Non lo imparerò sì, mai. E poi ecco qui c'è il. Eh sì, qua mi pare che non ci sia niente da dire, perché nel senso il portiere ha la presa, esatto, del. È vero anche che Urbietis non ce l'ha esattamente proprio, non l'ha bloccata la palla, però c'è anche da valutare, Andrea, non so te che ne pensi, ma quanto fallo. Non la blocchi proprio, no, per la è carica. Fallo, è fallo, fallo, scusatemi, non so, ma c'è poco nell'area da piccola, discutere. Nell'area piccola non si può toccare, non si può toccare, ragazzi, adesso quindi ci avevano scritto Marchioni di Rieti, una prestazione da dimenticare. Insomma, devo dire neanche tanto cose. Forse la prestazione da dimenticare degli attaccanti del Pino, forse potevano fare devo dire insomma la verità, in questo caso la verità è questa, quindi certo, l'arbitro certo. Ha arbitrato. Senti, occasione irripetibile era oggi per il Pineto, però ma sicuramente era una grande occasione, perché poi adesso scaramanticamente uno non dice niente, però comunque sarebbe stato 44-38. Eh sì, quindi cioè, ci sarebbe stato un riavvicinamento possibile al primo posto, che insomma adesso invece pare la corsa, insomma, pare molto 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 più complicata. Anche campionato... se poi settimana prossima c'è il big match tra Stevere e Recanatese. Ecco. Interrelaziale. Perché ne stavo parlando, Andrea, prima della trasmissione, campionato che sembra chiuso, ma in realtà carte alla mano non è poi così chiuso. Intanto poi vediamo la partita del Chieti, questo per la regia. Deve anche recuperare, la partita di oggi contro il Monte Giorgio. Dico, se fa 2-2 tra recupero e scontro diretto il Trastevere, Andrea. Diciamo che se non perde domenica a Roma contro il Trastevere mette una seria ipoteca. Se ancora di più il Trastevere non vince il recupero con il Monte Giorgio, davvero con il pareggio va per chiudere il campionato la Recanatese a Roma. Ora dipenderà dal recupero di mercoledì. Una vittoria del Trastevere chiaramente darebbe un altro connotato alla partita di domenica prossima. Una mancata vittoria, certo, il Trastevere può sempre vincere e avvicinarsi lo stesso, però sarebbe una partita con minore pressione per la Recanatese. Se il Trastevere non vince il recupero e la Recanatese poi non perde, addirittura vince, poi ci sarà lo striscione del traguardo all'orizzonte. Vediamo. Anche perché la Recanatese, sì, il suo momento di crisi lo ha vissuto e non ne hanno approfittato né il Fiuggi, né il Trastevere, né le abruzzesi. Il Pineto si è ripreso ora con Maolo, ma oggi ha perso lo sconto diretto in maniera assolutamente immeritata. Andare a meno 6 con la Recanatese che ha la gara con il Trastevere, e allora sarebbe stata un'altra cosa. Sì, invece nessuno ha approfittato del fatto che, mi pare, nelle prime quattro gare del 2022 la Recanatese ha fatto 1 o 2 punti, sì, sì, ed è rimasta prima in classifica, quindi già quello è il segnale che un campionato ha in noi segnato, perché che questa Recanatese vada a vincere il campionato è un grosso peccato. Pineto e Notaresco in particolare devono mordersi le mani, perché hanno buttato all'aria una occasione irripetibile. L'anno prossimo dovranno fare i conti con una San Benedettese più pronta. Eh sì, certamente. Il Chieti pareggia con lo stesso con un 1-1, che è il risultato di giornata per le abruzzesi. Poi anche la Vastese e il Castelnuovo hanno fatto 1-1. 1-1 contro il Vasto Gerardi, il servizio è fermato per noi da Stefano Recanati. Si ferma a 5 la striscia di vittorie consecutive del Chieti, che continua il momento positivo ma non va oltre il pari casalingo contro un Vasto Gerardi arrivato in terra d'Abruzzo per bissare la vittoria contro il Notaresco. L'1-1 rispecchia l'andamento della gara, con le due formazioni che non hanno rinunciato mai ad attaccare. Sotto una leggera pioggerellina e con il manto erboso non in perfette condizioni, la gara risulta subito godibile tra due squadre in ottimo stato di forma. Ma a fare la voce grossa nei primi minuti sono i pacchetti arretrati, che concedono poco ai rispettivi avversari. La prima occasione
l'occasione da rete la costruisce il vasto Girardi, che si guadagna un calcio di punizione dal limite dell'area. Ruggeri, lo specialista, va di potenza ma non ha fatto i conti con Forti, bravo ad immolarsi con il corpo. È un buon momento per gli ospiti, che approfittano di una leggerezza difensiva nero-verde. Guadalupi serve il solo Guida, ma è ancora Forti con un'uscita alla disperata a dire di no. Scampato il pericolo, il Chieti ha una colossale occasione per sbloccarla. Cross tagliato sul primo palo di Siragusa, ma Fabrizi in estirada da pochi passi mette sulla traversa, strozzando in gola l'urlo dei tifosi di Fede Locale. Nell'ultimo quarto d'ora non accade più nulla e dopo un solo minuto di recupero si va negli spogliatoi con i gialli ospiti, che ai punti avrebbero meritato qualcosina in più. Approccia bene la ripresa la formazione di Lucarelli, che si rende pericolosa ancora con Fabrizi. L'attaccante elude la trappola del fuorigioco, ma entrato in aria perde l'attimo con Di Stasio a chiudere. Sul capovolgimento di fronte al dodicesimo si sblocca la gara. Salatino, spina nel fianco della difesa locale, trova un pallone al limite dell'area e con la complicità di Forti, non irreprensibile nella circostanza, porta avanti i suoi. Rete numero 5 in stagione per lui, che dopo poco farà spazio a Buglia. Entrano El Wasni, Verna, Gai e Puglielli ed è proprio Gai ad andare vicino al gol del pareggio al 33esimo. Cross con i giri giusti di Verna, ma sul classe 2003 prodigioso Di Stasio, che riesce anche a bloccare la sfera che si ferma sulla linea. Trovato il vantaggio però, il vasto Girardi, anche grazie alla pressione offensiva del Chieti, commette l'errore di abbassarsi troppo, così è Fabrizi, questa volta a vestire i panni di uomo assist, che serve in profondità El Wasni, bravo in aria a fintare la conclusione e poi a battere con un tiro forte e preciso Di Stasio sul primo palo. Ci credono ora i neroverdi, che nei 5 minuti di recupero si riversano a capofitto nella metà campo molisana, ma non accade più nulla tranne una punizione da lontano di Ruggeri, ma al triplice fischio finale è 1-1. Il Chieti esce dalla zona playoff, ma l'obiettivo è alla portata dei neroverdi. Io la temevo, perché comunque il Vasto Girardi è una squadra che gioca bene, ci prova, noi abbiamo sbagliato tante volte in uscita e permettevamo a loro di rifarci subito un piccolo contropiede per metterci in difficoltà, avendo dei giocatori molto rapidi. Però sì, la classifica è una classifica particolarissima, è una classifica forse la più particolare della Serie D, nel senso che non so, il dodicesimo posto sta a 2 punti. Noi se avessimo vinto oggi andavamo terzi, quindi bisogna aspettare a guardarla. La cosa importante è che noi abbiamo fatto questa striscia positiva, perché senza questa striscia positiva saremmo stati giù. Le faccio 2 domande: quanto è fondamentale capire e toccare con mano il fatto che questa squadra, anche dopo essere andata sotto, è riuscita a recuperare, ecco, in un'ottica futura fa ben sperare al mister, e poi questo ragazzino che è entrato, Gai, può essere utile da qui in avanti? Sì, lui può essere utile. Per quanto riguarda l'atteggiamento della squadra, giusto, affinché anche i tifosi si avvicinino a questa squadra, perché noi ci siamo fatti una promessa di dare il massimo, penso che lo stiamo facendo, dobbiamo continuare, quindi questa squadra piace, è simpatica pure secondo me ai tifosi, è la cosa più importante, quindi io sono veramente soddisfatto di questa partita. Poi ci piace, ci eravamo abituati a vincere, però non si può avere sempre tutto, quindi continuiamo, dai, in un percorso, non ci dobbiamo fermare perché la classifica è veramente corta. No, rimangono uguali perché il percorso è ancora molto lungo, però è normale che se una squadra giovane come la nostra, che viene a Chieti, una squadra che ha fatto 5 vittorie di fila e credo che non ha rubato nulla, il pareggio credo sia un risultato giusto, mi fa ben sperare per il proseguo. Mi è piaciuto lo spirito, mi è piaciuto anche il coraggio, anche sull'1-1 comunque siamo rimasti con 2 attaccanti, abbiamo cercato comunque di dargli fastidio, perché poi l'inerzia della partita era dalla parte loro e siamo stati bravi poi a soffrire poco dopo l'1-1, un po' di spavento c'è stato, però è stata credo una bella partita, una partita giocata bene da tutte e 2 le squadre. No, non sono arrabbiato, perché il gol forse è stato un po' casuale, c'è stata onestamente l'occasione in cui Di Stasio ha parato sulla linea, magari può entrare, magari stiamo parlando della stessa cosa. E dove siamo stati secondo me un po' meno lucidi, ecco, invece sull'1-0 ero convinto che in contropiede di forse di chiuderla, perché comunque il Chieti si era sbilanciato tantissimo e quando una squadra si sbilancia così tanto ti devi difendere, altrimenti insomma, non è che si attacca solo, quindi ci siamo difesi credo anche bene, con grande ordine, e abbiamo sbagliato lì qualcosina, siamo calati un pochino, ma credo che ci possa stare. Pareggio che lascia, Roberta, un pizzico di amaro in bocca al Chieti, che forse per il fatto che questa è una squadra che si era abituata a vincere parecchio e spesso dentro e fuori casa, ma solo per quello, perché tutto sommato
ci può anche stare. È un pareggio che ci può stare, quello di oggi, come dici tu, adesso il Chieti aveva intrapreso questo ruolino di marcia molto interessante che l'aveva portato fin all'ingresso nella zona playoff e ci si morde un po' le mani anche in questo caso, perché una vittoria oggi avrebbe potuto portare addirittura i neroverdi al terzo posto in classifica, per cui ovviamente c'è del rammarico poi a posteriori guardando la classifica. Però è un pareggio ovviamente che, per quello che abbiamo visto in campo, che ci può stare. Anche perché io credo che, voglio un commento tuo flash, è una squadra che è diventata proprio attraverso le vittorie un po' più sicura, anche quando va sotto non hai la sensazione che gli stia scappando di mano la partita, non so se tu hai il Chieti è cresciuto molto, lo dicevamo anche nelle scorse partite, ha avuto quella maturità di crescere man mano, la squadra è stata puntellata nel momento in cui doveva essere puntellata, poi i risultati hanno fatto il resto, ha trovato la sua continuità e questo ovviamente ha dato anche sicurezza, indubbiamente anche da un punto di vista psicologico ai neroverdi. Certo. Per cui è una squadra che sta meritando quello che è riuscita a costruire, come dicevamo anche in altre occasioni, è una squadra che con umiltà deve andare avanti, non dimenticandosi da dove è venuta, quello che ha dovuto passare, però comunque credendoci, perché ha tutte le possibilità, le carte in regola per stare dove sta. Assolutamente. Intanto do la buona serata al direttore generale della Vastesa, Andrea Masciangelo, che saluto e che ringrazio. Buonasera direttore. Buonasera, ciao Jacopo, ciao a tutti. Ecco, la tua presenza è l'indice che tra poco parliamo di Castelfidardo Vastese. Fammi andare dall'altro Andrea, che è in studio e non in collegamento remoto, perché Andrea, io riprendo le parole di Lucarelli, che ha detto è una delle classifiche più strane forse della Serie D. Poi ci hanno scritto sotto è uno dei campionati più scarsi degli ultimi 10 anni. Ora, adesso, questo più scarsi, queste sono considerazioni poi molto personali, anche brutto da dire, però che sia una classifica un po' strana, e lo vediamo, che sia una classifica un po' strana, è vero. Sì, guarda, partendo proprio dal ragionamento che facevi te per la Recanatese prima, ma poi anche tutto il resto. Quante squadre appaiate. Sì, perché alla fine tra il comunicato del Notaresco in settimana, dove si parla di una salvezza non ancora scontata, non ancora centrata rispetto a quelli che erano gli obiettivi di inizio stagione, è un comunicato che è intriso di verità a mio avviso, perché c'è talmente tanto poco spazio tra la zona playoff e la zona playout che se esci dalla zona playoff e fai una serie no, ti ritrovi in zona pericolosa. Se sei in zona playout e fai una serie sì, come ha fatto il Chieti, come ha fatto anche la Vastese in precedenza, ti ritrovi al quarto o quinto posto. Quindi è effettivamente così. Alla luce di tutto ciò, oggi il pareggio per il Chieti è un risultato prezioso, perché il Vasto Girardi è in ottima condizione, è una squadra che ti può creare mille grattacapi, sei andato sotto, hai rimontato, potevi vincere, ma ci poteva scappare anche la beffa. Dopo aver fatto 5 vittorie consecutive ci può stare pareggiare una partita, quindi io devo dire che sono d'accordo con quello che ha detto Lucarelli, un pareggio che ci può stare, che ti resta lì e ha tempo per giocarsela. Assolutamente, esatto. Peraltro l'abbiamo visto mentre lo dicevi nelle immagini, un grande stop di Lucarelli quando la palla stava uscendo fuori in fallo laterale. Pareggio invece che la Vastese saluta come? Ma saluta con un po' di rammarico sicuramente, perché per le tante occasioni avute, e poi il calcio rischi anche di perderla, perché poi abbiamo preso un calcio di rigore a 10 minuti dalla fine, però sono contento perché ho visto la reazione della squadra dopo la sconfitta di domenica venuta in quel modo, e quindi ho visto una squadra presente che ha combattuto dal primo all'ultimo minuto. Sicuramente eravamo andati lì per cercare di fare il massimo come risultato, però siamo molto contenti di aver reagito dalla sconfitta di domenica. Te la facciamo vedere la partita Castelfidardo Vastese 1-1, il servizio è fermato per noi da Paolo Renzetti.
Due punti persi per la Vastese che a Castelfidardo non va oltre il pareggio per 1-1 dopo aver dominato per larghi tratti il match. Diverse le occasioni mancate dai ragazzi di D'Addario che hanno rischiato alla fine di perdere una gara quasi dominata per almeno 70 minuti. Parte bene la Vastese, già insidiosa al quarto con il diagonale in area di Stivaletta che fa terminare il pallone al lato. Al settimo ancora ospiti con Stivaletta che dalla sinistra crossa in area dove Alonzi quasi sulla linea di porta viene anticipato da Gega. Spinge la formazione biancorossa con i locali Guardinghi e al 18° la prima conclusione con Cardinali che impegna centralmente Di Rienzo. Al 24° minuto si rivedono gli abruzzesi con una bella rovesciata in area di Scafetta con Zemalia che è però attento. Gara godibile con la doppia occasione della Vastese al 35° prima con la parata del portiere biancoverde su punizione velenosa di Agnello e poi sulla ribattuta il missile di Stivaletta che fa finire il pallone di un soffio al lato. Spinge la formazione del presidente Bolami che meriterebbe anche il vantaggio con Alonzi e compagni comunque ispirati anche se imprecisi in avanti. Si arriva così senza ulteriori emozioni all'intervallo con il risultato ad occhiali. Nella ripresa prima emozione al 10° con il tiro di poco alto di Bracciatelli per il Castelfidardo. Al 13° occasionissima per Scafetta per la Vastese che si ritrova a concludere da solo davanti a Zemalia che respinge da campione con l'azione che prosegue e che vede ancora il portiere di casa salvarsi in qualche modo con gli ospiti che si mordono le mani per l'ennesima occasione mancata. Si arrabbia con i suoi dalla panchina D'Addario che invita la squadra ad attaccare ancora. La Vastese così ci prova ma al 27° locali protestano dopo un contatto in area ospite con Cardinali che finisce a terra e con Terribile di Bassano del Grappa che lascia proseguire. Il film della gara è quasi sempre lo stesso e al 31° Altobelli colpisce di testa con il portiere di casa che riesce ancora a salvarsi. Il match è palpitante e si arriva al 33° con il primo episodio decisivo della partita con il tocco con la mano in area di Di Filippo e con il direttore di gara che indica il dischetto fra le vibranti proteste abruzzesi. Gega dagli 11 metri non sbaglia regalando il vantaggio al Castelfidardo. Doccia gelata per la Vastese che dopo aver attaccato e sprecato è ora sotto. La gioia del vantaggio marchigiano dura però 7 minuti perché al 40° Altobelli si inventa un gran gol dai 35 metri superando Zemalia per l'1-1. Gara che però è viva sino alla fine visto che al 45° ancora emozioni con il palo colpito da Camara dopo un'azione di contropiede. Poi 5 minuti di recupero con le due squadre ora più lunghe e con al 48° il tiro al lato di Zetroz per la formazione di casa. Finisce 1-1 con la Vastese che torna dalle Marche con un punto ma anche con tante recriminazioni. Mister Manciapane, è una partita con tante emozioni, alla fine avete rischiato, tra virgolette, di vincere una partita che per 60-70 minuti ha visto una prevalenza della Vastese. Abbiamo visto due partite diverse loro. Se mi viene a dire che la prevalenza l'ha avuto la Vastese, mi sa che abbiamo visto due partite diverse. Noi abbiamo contato 6-7 occasioni per la Vastese fino al settantesimo. Allora poi andiamo a vedere, sì. Ma io non ricordo che il mio portiere abbia fatto una parata così eclatante, quindi penso che ognuno la interpreta a modo suo. Io penso che sono orgoglioso di questi ragazzi. Ripeto, ho ricevuto i complimenti dalla squadra avversaria, dall'allenatore, e comunque questo mi fa piacere. Meritavamo sicuramente la vittoria, perché per lunghi tratti, al di là di quello che dici te, penso che non abbiamo mai rischiato. È normale che poi sull'1-0 si sono buttati tutti avanti, ma se non avesse fatto il tiro della domenica penso che la partita sarebbe andata tutta in un altro senso. D'Addario, è arrivato questo pareggio, c'è un po' di amaro in bocca per 60-70 minuti, Vastese ha fatto sicuramente meglio, poi c'è stato il vantaggio Castelfidardo, il pareggio nel finale avete anche rischiato di perdere. Penso che noi la partita l'avevamo chiudere anche al primo tempo, dovevamo far gol, potevamo anche fare qualcosa in più, non ci siamo riusciti. Nella seconda parte, fino al rigore, ancora bene. Poi c'è stato questo gol, però poi c'è stato questo gran gol di Altobelli che ha rimesso in pari le cose. La voglia di vincere ci ha fatto perdere un po' tutti gli equilibri che sono la nostra forza. Noi fino a rigore non abbiamo
mai rischiato nulla. Dopo invece abbiamo rischiato per la voglia di andare per forza a fare gol, poi è mancato un quasi gol, hai cercato di farlo, non ci sei riuscito, loro ripartono e poteva andare anche peggio. Questo pareggio in chiave futura che cosa vuol dire da Derio per la Vastesa? Che abbiamo preso un altro punto in classifica e quindi stiamo crescendo sulla classifica, è questo. Beh, se i duelli, tra virgolette, Renzetti da Derio erano d'antologia, non sapevamo i duelli Renzetti Mangiapane, che sono veramente top di gamma, spettacolari, cioè qualcosa di imperdibile, ragazzi. Cioè, oggi è andato a fare la partita, la sua partita, cioè convocato per tutte le partite del Castelfidardo, oltre che per tutte quelle della Vastesi, assolutamente. Comunque, torniamo un po' seri, perché analizziamo un po' una partita, direttore, che ha visto anche un episodio da Moviola. Lo vediamo, grazie a Claudio Di Giacomo, oltre a Paolo Renzetti, che erano oggi al Mancini di Castelfidardo. C'è il calcio di rigore fischiato al Castelfidardo. Ora, il tiro, se non erro, è di Bracciatelli, anzi no, di Braconi. Sì, di Braconi, è il numero 11. Uh-huh. Però qui il fallo di mano di Di Filippo c'è, ma dopo che il pallone è clamorosamente sbattuto sulla coscia. Io non so, direttore, tu come, rivedendola? Guarda, questo l'hai detto tu, io degli arbitri non mi piace. L'hai detto. L'hai detto tu, non mi piace commentare, Jacopo. Io vengo da una scuola un po' antica, passami il termine, quindi ha visto così rigore come quello del Fano, come quello di domenica, che poi ci ha dato la sconfitta in casa. Quindi io penso che gli arbitri, come noi, come tutto lo staff nostro, per esempio, riguardano le partite, si confrontano, e quindi è andata, andiamo avanti e pensiamo già a domenica. Oh, Andrea, il cognome dell'arbitro, che era Andrea Terribile di Bassano del Grappa, certo non gli ha dato una mano. Però a me, allora, a velocità normale può trarre in inganno, però poi effettivamente rallentandolo il tocco di Filippo è chiaramente prima con un'altra parte del corpo. Sicuramente sì, e io questi rigori tendenzialmente non li darei, però devo dire che questa volta il braccio è molto largo e anche in una posizione abbastanza innaturale. Non dico che deve stare con le braccia dietro incrociate, però il braccio è molto molto largo. Io penso che questo abbia fatto realmente la differenza nella decisione terribile di Terribile, terribile per la Vastese, perché è evidente che la palla finisce prima sulla coscia di Filippo e poi sul braccio, però quel braccio è molto molto largo, anche troppo, e forse questa è una discriminante che ha fatto pendere per... ha fatto optare per la concessione del rigore. Tu dici a velocità normale con quella a uno per, perché adesso siamo abituati anche all'uno per negli audio di WhatsApp, con l'uno per la posizione del braccio può trarre in inganno, se non ho capito male. Ma non è che è tratto in inganno, il braccio probabilmente è troppo largo e l'arbitro, se ha visto che la palla ha toccato prima la coscia e poi il braccio, ha comunque inteso punire lo stesso, anche se la palla non è andata direttamente sul braccio, perché il braccio era troppo largo, in una posizione anche eccessiva, incongrua rispetto al resto del corpo. Ripeto, non bisogna pretendere che si vada con le braccia dietro, però forse nel caso di specie, lo so che è una frazione di secondo, ma il braccio era molto 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 largo. Oh, direttore, adesso, dopo un periodo oggettivamente molto positivo per la Vastese, in cui ha fatto una rimonta pazzesca, 9 risultati utili consecutivi, la sconfitta col Matese di settimana scorsa, oggi pareggio a Castelfidardo, settimana prossima c'è un derby, quello contro il Notaresco, però ti vorrei chiedere un tuo giudizio su una questione che un po' è stata al centro della tematica in casa aragonese, cioè la riapertura dell'Aragona. Ok? Di una settimana fa, di 8 giorni fa, la conferenza stampa del presidente Bolami che dice: non riapre lo stadio, così non si può più andare avanti, a fine anno lascio. Ieri è arrivata una notizia parzialmente buona, perché sarà parzialmente riaperto l'Aragona proprio a partire da domenica prossima contro il Notaresco. Come stanno le cose?
Sì, tra domani mattina e martedì mattina aspettiamo l'autorizzazione definitiva e ufficiale dal sindaco per l'apertura parziale, quindi perché comunque, come avevo già detto in passato, la società dopo la chiusura dello stadio si è messa il giorno dopo subito in moto. Per questo ringrazio il presidente Bolami, il co-presidente Scafetta e il presidente del settore giovanile Luigi Salvatorelli, che si sono messi in silenzio subito a lavorare, e quindi abbiamo tirato fuori delle cifre importanti per ottenere dei certificati che erano quelli della stabilità di tutti i settori, quindi della curva, delle tribune, che mancavano comunque da anni e anni allo Stadio Aragona. Quindi con questi certificati abbiamo fatto richiesta di un'apertura parziale, perché diciamo che su ogni stadio è la cosa principale, quindi avere la stabilità dei settori. E il sindaco ci ha consentito questa parziale e dovrebbe ufficializzare i posti tra domani e martedì mattina. Ti posso chiederti quindi quali saranno i settori parzialmente aperti e se avete un po' contezza di quanti più o meno spettatori? Ma guarda, la nostra richiesta non è stata di numeri, quindi i settori sono tutti con certificati positivi, quindi adesso sceglierà il sindaco. Io penso che ci ha detto, ecco, in via non ufficiale sui 500 posti sicuramente. Peraltro per una partita importante, perché arriva il notaresco che oggi non ha giocato, che è reduce da una settimana insomma complicata a dir poco, con le dimissioni di Epifani poi respinte dalla società. Il Lavastese come ci arriva? Perché grande entusiasmo, poi un colpo inaspettato contro il Matese, oggi riassestamento? No, ma l'entusiasmo c'è sempre. Noi dal primo momento di difficoltà passato all'inizio della stagione abbiamo intrapreso un lavoro che è quello settimanalmente, quindi ci rimettiamo subito martedì al lavoro e affrontiamo il notaresco sicuramente con la voglia di lavorare, con umiltà, con sacrificio, perché le insidie, come avete detto prima, sono dietro l'angolo. La classifica è corta, ancor di più in una piazza come Vasto bisogna tenere sempre i piedi per terra, lavorare, umiltà, è quello che ho detto ai ragazzi. Io sono orgoglioso di rappresentare questa società e di rappresentare questo gruppo, perché innanzitutto è un gruppo di uomini che nei momenti di difficoltà si sono messi subito a disposizione e lavorando stanno ottenendo dei buoni risultati. Però non abbiamo ancora fatto niente, il traguardo gli dico sempre che è quella del 15 maggio e vedremo dove arriveremo, però l'affronteremo settimanalmente tutte le partite con la voglia di fare le partite come le abbiamo fatte oggi. Assolutamente. Intanto, peraltro riprendo un post proprio della Vastese Calcio, tutto il gruppo biancorosso, c'è scritto: è vicino a mister Fulvio D'Addario, al team manager Elenio Di Filippo, al componente dello staff Nicola Iarocci, che sono stati colpiti dai lutti in famiglia, e dunque un abbraccio anche da parte nostra. Grazie direttore, in bocca al lupo per il campionato e complimenti per il cammino della Vastese, che fino a questo momento insomma è molto molto positivo. Grazie, un saluto a tutti e mi raccomando, grazie a tutti. Ciao, e Renzetti, voglio Renzetti domenica. Credo che se possiamo credo che sì. Ma voi fate direttore, dovresti chiamare il presidente Sebastiani e fai spostare la partita di Pescara. Allora priorità al presidente Sebastiani. Se giocassero la sera farebbe in tempo, però giocare alle 17:30 è anche complicato, a meno che voi non fate il matinè. No, vabbè, allora metto un elicottero subito a disposizione per Ronzetti. Ecco, questa mi pare una grande idea. Questa mi pare una grande idea. Elicottero per Paolo Renzetti, che poi dall'Aragona sale Vasto, dai. E va direttamente a terra allo Stadio Adriatico. Bisogna vedere che cosa ne pensano dalle parti di Via Pepe a Pescara con l'elicottero che scende. Grazie direttore, buona serata, buona domenica. Grazie a voi, buona serata a tutti. Grazie. Ci fermiamo per la pubblicità, poi torniamo con le partite di Castelnuovo e Nereto. A tra poco. Rientriamo, ultimi scampoli dell'Abruzzo del pallone per questa sera. Chiediamo scusa ai tifosi del Castelnuovo, ma non abbiamo a disposizione le immagini da Pietramelara. Comunque un pareggio oggettivamente deludente del Castelnuovo contro l'ultima della classe, che insomma stava diciamo quasi perdendo contro tutte e avrebbe potuto approfittarne soprattutto per staccare un po'
il Castelfidardo, che ha pareggiato con la Vastese, e provare ad avvicinarsi al Monte Giorgio, che ho già visto il suo impegno rinviato. Insomma, è un'occasione, se vogliamo, persa per la formazione di Guido Di Fabio. Un 1-1 deludente, ma è una stagione un po' particolare quella del Castelnuovo. Quest'anno penultimo il Nereto, l'impegno era complicato contro la San Benedettese, è arrivata una sconfitta 2-0, vediamo il servizio. La Samba batte col classico risultato all'inglese di 2-0 il Nereto e incamera il quarto successo consecutivo, che però non le consente di fare grossi passi in avanti in classifica. Partita dignitosa invece per il giovane Nereto, che ha comunque tenuto bene il campo. Samba che vede tornare titolare il portiere Ander Abrandini dopo un lungo periodo in cui ha giocato Noflak. Scelta dovuta al cambio di modulo, infatti i rossoblù si schierano con il 4-3-1-2 con Lisi dietro la coppia Cardella-Fall. Nereto con il 4-4-2 con ben 8 Ander in campo, anche se 4 sono nati nel 2000. Salta invece il ritorno dell'ex Davide Salvatore a Rivera per un problema muscolare avuto nel riscaldamento. Pronti via, e la prima conclusione è già al secondo minuto con un tiro di Capitan Lulli dalla distanza che viene deviato in corner da un difensore. All'ottavo sono ancora i rossoblù vicini alla rete con una doppia occasione. Lulli pesca in profondità Fall, che anticipa Palermo in uscita, palla che resta nell'area piccola, spazza la difesa neretese, ma Buono al limite appoggia Cardella, il quale tenta di girarsi per calciare ma viene fermato. L'azione continua con un tiro finale di Pica che Palermo blocca in due tempi. I ritmi non sono altissimi, con la Samba che cerca di trovare il varco giusto e gli abruzzesi che si difendono con ordine. Al 25esimo però il risultato si sblocca. Fall recupera una palla sulla tre quarti, Cardella la difende e appoggia, poi sull'esterno dove frulla crossa. Lisi sul secondo palo di testa appoggia al centro dove Lulli, da buonissima posizione, in sacca di sinistro in mezza girata. 1-0. Al 38esimo si vedono per la prima volta gli abruzzesi alla conclusione, con Malfetta che dal limite impegna Brandini a respinta in tuffo. Prima dell'intervallo è ancora Samba, con Fale che tocca per Cardella che ci prova, ma la conclusione è respinta, poi la difesa anticipa un possibile tiro di Fall. Ad inizio riprese è ancora il giovane Malfetta ad impegnare a Brandini alla parata a terra. Il gioco scorre senza grosse emozioni, con la Samba che cerca il raddoppio senza grande convinzione. Si arriva al 29esimo quando Lulli appoggia per Lisi che conclude, ma Palermo blocca. Tre minuti dopo è ancora Lisi ad avere una buona occasione, ma il suo tiro di destro è strozzato e termina fuori. Al 35esimo bella azione al Boni Amoroso, palla a Thomas che crossa. Cardella è ben posizionato nell'area piccola, ma il suo colpo di testa è debole. Si arriva al 42esimo quando gli uomini di Alfonsi la chiudono definitivamente. In uno scontro di gioco rimangono a terra due giocatori, uno per parte, con l'arbitro che ferma il gioco col pallone che era tra i piedi della Samba. Alla ripresa il direttore di gara riconsegna il pallone ai rossoblù con Di Domenico Antonio che crossa verso il centro trovando la testa di Cardella, il quale insacca. Accenno di protesta della panchina neretese, che si aspettava che il pallone venisse giocato verso la difesa e non in zona d'attacco. Prima della chiusura c'è il tempo anche per vedere il ritorno in campo di Angiulli, reduce dall'infortunio al piede che lo ha tenuto lontano per oltre 2 mesi e mezzo. Termina sul 2-0, una gara dove la Samb ha fatto il minimo indispensabile per portare a casa un successo che comunque le consente di continuare la sua striscia positiva, mentre per il Nereto non era questa la partita dove poter cercare punti preziosi per una sempre più difficile risalita verso i play-out. Sì, ci poteva stare, lo sapevamo che nel percorso di crescita ci poteva stare anche di vincere una partita, magari non esprimendo tutte quelle che sono le potenzialità che questi ragazzi hanno. E era veramente molto importante oggi portare a casa 3 punti e abbiamo faticato un po'. Sapevamo che non sarebbe stata semplice perché loro sono bravi a difendersi, sono molto bravi e organizzati a livello difensivo. Dovevamo aver pazienza per sbloccarla, ce l'abbiamo avuta, però ripeto, nel percorso si può stare di non essere sempre brillanti o magari ci può stare, insomma, dai. Io sono, diciamo, io ho detto ai ragazzi di venire qua per cercare di fare loro la partita, di togliersi la soddisfazione di giocare in uno stadio dove magari nessuno ci ha mai giocato, di Doro,
Quindi ho chiesto di divertirsi proprio, cercare di fare più punti possibili da ora fino a che ci sarà il campionato, sapendo le nostre difficoltà, la nostra posizione in classifica. Siamo venuti qua in maniera molto umile, sapendo di incontrare una squadra molto in salute, una squadra che secondo me farà benissimo nelle prossime partite. Ma c'è stato un episodio dove c'è stato uno scontro tra Cucchi e un altro giocatore, l'arbitro ha fermato il gioco, noi abbiamo dormito un po', però quando poi l'arbitro con la palla in mano ha fatto ricominciare il gioco, uno si aspetta da sportivo che la Samb cominciasse la giocata come si fa dappertutto, da dietro, e quindi di riprendere il gioco normale. Quindi invece c'è stata una furbata di Domenico Antonio, che a mio avviso non servono fare queste cose, perché prima cosa macchiano insomma la società di appartenenza, perché non ha bisogno la Samb Nettese di vincere col Nereto facendo ste furbate. E poi lui non ci ha fatto sicuramente bella figura, tant'è che è venuto a chiedere scusa. Andrea, è una situazione oggettivamente un po' particolare, che non si vede tutte le settimane, cioè due giocatori che restano a terra, l'arbitro scodella il pallone, normalmente sì, effettivamente si ricomincia da dietro, però è più una consuetudine, non è un obbligo, è una consuetudine che si riparta con il giro palla da dietro. Ma io sinceramente questo fatto insomma non mi convince granché che si debba ricominciare col giro palla, cioè eravamo comunque all'altezza del lato destro, del lato corto di destra dell'area di rigore del Nereto, e cioè non penso che si dovesse ricominciare andando dietro fino al centrocampo. Nereto doveva stare attento, ha preso gol su una situazione di distrazione, perché è stato furbo, ma a mio avviso non è un essere furbo in senso negativo. Poi rispetto anche le dichiarazioni di Federico Del Grosso, che insomma è uno che ha giocato, probabilmente queste cose le sa meglio di noi, però la palla viene scodellata, il possesso da quello che ho visto era della San Benedettese quando il gioco è stato fermato, quindi la palla è stata rigiocata dalla San Benedettese e da lì c'è la possibilità di fare il cross. Sì, ecco qua. Ma poi ecco, al di là insomma, di quelle che sono le consuetudini calcistiche, di cui sicuramente Del Grosso sa più di noi, però è comunque una situazione in cui non ti devi distrarre, cioè è più una disattenzione, quello che sì. Volevo sottolineare. Roberta, siamo davvero in chiusura, però ti chiedo un giudizio su adesso come il Nereto può e deve affrontare gli impegni che restano, perché non è semplicissimo, anche se non è che davanti al Nereto si corra tantissimo, però se vediamo la classifica insomma è complicato pensare ad una rimonta, cioè ci vorrebbe un cammino che fino a questo momento il Nereto non ha avuto. Per il Nereto è difficile la situazione, insomma i punti da recuperare sono tanti, dobbiamo dire la verità. Per fare i play out ovviamente. è complicato assai, anche perché comunque anche in questo momento ci sono, essendo la classifica così corta come dicevamo prima, anche le squadre che vai ad incontrare stanno ancora tutte lottando per un obiettivo, quindi comunque tutte le partite sono complicate. Ecco, domenica ci sarà Nereto Pineto, sì. È il derby, il Pineto vuole riscattare la sconfitta immeritata di oggi, quindi comunque sarà una partita difficilissima. È vero che il Nereto ha dimostrato di avere, lo diceva anche il tecnico della San Benedettese, una buona solidità difensiva, non è una squadra facile da affrontare, probabilmente anche perché insomma Del Grosso da difensore avrà impartito bene la lezione ai suoi, no? E quindi dietro è una squadra
che fatichi a, a trovare, con la quale si fatica a trovare spazio per, però poi è anche una squadra che fa molta difficoltà a nel momento gol. In cui deve proporsi, certo, in avanti e segnare. Per cui come deve affrontare le restanti partite? Ma con umiltà, con la consapevolezza nei propri mezzi, cercando di sfruttare al massimo le carte che ha a disposizione e soprattutto perché sa di non aver nulla a perdere. Certo. Vediamo il prossimo turno in Serie C e Serie D. Partiamo con la Serie C. Cesena, Teramo, Fermana, Ancona, Grosseto Imolese, Gubbio, Vispesaro, Modena, Olbia, Montevarchi, Pistoiese, Pescara, Siena, Reggiana, Pontedera, Virtus, Entella, Carrarese, Viterbese, Lucchese. In Serie D invece, qui siamo alla giornata 30, in Serie D saremo alla giornata 23. Ricordandovi che in settimana, mercoledì, ci saranno i due recuperi Montegiorgio, Trastevere e Notaresco, Porto d'Ascoli, Castelfiardo, Chieti, Castelnuovo, Matese, Fano, San Benedettese, Fiuggi, Aurora, Alto Casertano, Nereto, Pineto, come giustamente diceva Andrea, sì Andrea, buonanotte, scusate, Roberta. Porto d'Ascoli, Montegiorgio, Trastevere, Recanatese, super scontro, altro derby abruzzese, Vastese, Notaresco e poi Vasto Girardi, Tolentino. Ci sarà anche Fano Castelnuovo mercoledì. Vero, c'è anche Fano Castelnuovo mercoledì. Grazie Roberta per essere stata con noi. Grazie a te e buonasera a tutti. Grazie ad Andrea, ciao Andrea. Ciao a tutti. Ma diamo l'appuntamento domani sera alle 20:30. Domani 20:30 a Modena Pescara prepartita, commenti durante e commenti post. Assolutamente, in regia ovviamente anche domani sera Maurizio Davi, che saluto e che ringrazio, così come saluto e ringrazio tutta, davvero tutta la squadra di TV6, tecnici e giornalisti fantastici come sempre, grazie a voi che ci avete seguito, ci vediamo domani sera per l'Abruzzo del Pallone live con Modena Pescara e poi per Serie C e Serie D ovviamente settimana prossima, buona serata.